Dunque, andavamo a fare le prove nello stesso posto, l'albero motore e il canzoniere del Lazio, confermo. dal 1974, Ce lo siamo edificato quel posto. diciamo. Esatto, è stato fatto nel parco di un nostro amico ricco che suonava il sassofono, amante della musica, e ha detto Mecenate. facciamo una sala prove. E il batterista Marcello Vento è stato uno dei muratori più solerti. Io non ho fatto un No, cazzo però della no, sala però no, prove. la muratura la fece fare Gianni La fece da una fare ditta. Poi noi facemmo tutto l'allestimento l'isolamento dentro. interno con pannelli Quelli detruciolato di legno, pesato. belli Belli, erano, anche esteticamente non era male. Ti ricordi? Mancava l'aria assolutamente da dentro, non c'era presa d'aria. niente, Era non c'era presa d'aria, una era una forza stanza stagna. molto più piccola di questa No, no, e ci no, no, passò. no, no, era come quella. Però il tetto era più basso Più basso, e io con volume di aria ah, non era niente boh! e ci stavano sette A persone che scalmanare. si fumavano E tutti e sudavano, nessuno respirava Maria. mai. 2 giorni a settimana andava al canzoniere del Lazio e altri 2 giorni a settimana andava all'albero Ah, quindi era una sala prove condivisa. Sì. Che zona che L'impianto, sono? avevamo pure gli Sulla Cassia. impianti Sulla Cassia, però dentro il comunali. raccordo. Pure voi eravate lombardi, come Lombardi, avevamo fatto un impiccio con Lombardi. Ah, e pure Ci eravamo andavano recati. lombardi. Eh sì, ma abbiamo fatto quasi lo stesso impiccio. L'impiccio, noi ce l'abbiamo comprato. Pure noi abbiamo comprati. Però poi non so dove sono andati a finire, ecco perché parlo del piccio. No, io so dove andare a finire il nostro. Il vostro. A scuola cattolica. Cioè, fu No. venduto, regolarmente. Io a un certo punto volevo andare al canzoniere del Lazio, lasciando L'ho gestita io, tutto formazione. l'impianto. Che anno era più o meno? Quando sono andato via? Ma no, quando diciamo nella stessa storia, insomma. 70... E poi 73 abbiamo abbiamo fatto fatto questo questo, disco come 72, 72, 71. Insomma, perché poi dopo poco, su un par d'anni, poi 72, dai. No, Era la allora prova guarda, di noi avevamo fatto Gianni. il disco col canzoniere, quello acustico, che era il 73. Quindi noi abbiamo cominciato lì, alla fine del 73. Loro sono arrivati dopo, Dunque, prima c'era con Maurizio addirittura. Io con Maurizio non lo provavo lì. allora, fermi, posso ricostruire. Nel 73, Capodanno 73, è stato Capodanno fatto 73. e noi ancora non ce l'avevamo quella sala, infatti provavamo, A fianco. no, provavamo vicino Piazza Bologna, ti ricordi quella cantina di Di Paolone? Paolone. Poi Yes. dopo, durante il 74 è stata fatta Fatta la sala. questa. Quindi ce l'avevo preso, ho detto 74 come primo. Quindi è 74. Sì. E poi durava mica tanto. No, io nel 76 sono andato via dal canzoniere. Via. Che sei fatto te? Ma la raccolta, diciamo, la documentazione musico-etnografica l'avete fatta in quell'epoca là o No, molto prima. molto prima? Noi col canzoniere del Lazio acustici abbiamo cominciato nel 70 e la documentazione etnomusicologica era partita già dai primi anni 60. Però non lo facevamo noi, lo faceva Alessandro Mordelli, che era uno del manifesto di Terni, che era venuto a Roma e studiava a Non so Roma se devi, va bene, però il calore e andava in giro per i paesi, andava in giro nei quartieri, si appoggiava magari alle sedi del PC oppure alle osterie, oppure si conosceva qualcuno. E andava col suo registratore a far qualcosa del sole, stabilendo anche un rapporto umano. Quindi da lì poi è partita l'esigenza di fare questo Ma gruppo. quella Lui volta aveva un materiale che voleva insomma far conoscere. E così sono stato contattato da un certo Carlo Siliotto, che era un mio compagno d'università d'architettura.
Una volta ci conoscemmo a una festa. Oh, ma stai prendendo qua? E io cantai Salty Dog, che è una canzone di Rob Halford, abbastanza difficile. E Carlo mi disse, senti, non facciamo un gruppo di musica popolare. Che non si conta quanto conosce anche noi. Quindi diciamo l'idea era la musica popolare solo oppure la miscela di... No, l'idea era la musica popolare e basta. Però noi tutti quanti io avevo studiato i Beatles. Anche lì già c'è un'influenza, diciamo, no, di genere, pure rock. Certo, quindi dopo un po' abbiamo cominciato a dire, vabbè, mettiamoci qualcosa di elettrico dentro. Mamma mia, laggiù! Il basso elettrico è stata la prima cosa che proprio sentivamo l'esigenza che mancava. Subito appresso al basso elettrico le percussioni per fare un... Ernesto c'era. Noi avevamo già... Sì, ma già c'era. Ricordo. L'idea di fare una specie di zampogna, c'era quello che hanno sì, soprattutto diciamo la... Questa zampogna la volevamo fare con due sassofoni e un violino. E quindi abbiamo fatto un gruppo dove c'erano due sassofoni e un violino, la base ritmica. Dopo poco siamo andati via. E io cantavo, poi c'era un violino. Ah, l'avevo di Viverone. Quando si è detto questo l'organetto, forse siamo andati a... abbiamo provato. Considera che l'organetto non c'era a Roma, non c'era come collocarlo nella sala di Pavone. Poi è stato fatto a questo punto. Quindi poi c'è anche batteria. Successivamente il percussionista disse che lui era abbastanza fighettone e doveva fare un viaggio in India e noi ci trovavamo senza percussionista. E allora prendevo un batterista, che era un batterista che c'era loro, Marcello. Era un batterista che suonava l'albero motore, sì. Che nel frattempo l'albero motore pure era un po' di sport. E anche Grau una volta suonava con voi, ti ricordi il batterista di Massenzio per quel concerto? La batteria di Massenzio? Certo. Non lo so, non te lo chiedo. Che anno era? Quelli. Quelli lì. C'è un video storico. 73, 74. L'albero motore era un po' a Ramengo, mi sembra di ricordare, e io stavo facendo gli affari, facevo altra, no, mi ricordo benissimo. Ma come mai Pasquale non suonava la chitarra elettrica? Pasquale non suonava la chitarra elettrica. Mi serviva un bassista, per quell'occasione, per sempre, non lo so, io poi però non sono rimasto. Ma mi sembra che c'eri. Era bravo quel periodo. Pure un altro, secondo me, canzone del Lazio, però tu non c'eri, che era Clara Comune. Prima, quando è stata lì, non diciamo la mia ricordo. No, un gatto come un leone, io ho pubblicato, trovo un video storico della Rai. Sì, sì. Quello viene da un racconto di Carlo Ciasca. Carlo Ciasca era un amico nostro che suonava in chitarra classica. E Carlo mi raccontò che al suo paese c'era... L'anno scorso. Lui viene da un paese della Lucania dove per dare le notizie in paese c'era ancora il banditore era una persona che va in giro per le strade con una tromba, suona la tromba, tutti si affacciano e lui dice è successo questo e quest'altro, capito? A questa casa la figura medievale, la figura medievale, però ancora c'era. Non aveva la tromba, però faceva pepe. E allora c'era questo gatto che era scappato e lui andava in giro per il paese e diceva chi avesse trovato un gatto come un leone. E lui mi raccontò questa storia. Questa era un legame bellissimo, questa cosa qua. Quindi dall'idea del suo brano, da questo racconto. Che però Carlo non suonava comunque, suonava molto suonava. Sì. Carlo, che tipo, che mite, che... Non ricordo un mite. Adesso a marzo uscirà insieme a questo CD alla carriera, chiamiamolo così. Io, sì, io però c'è stato.